30.000 mi piace, andrò a usare la carta di credito di tutti gli Elitz. Da domani ripartiranno gli spostamenti tra le regioni, ragazzi, e quando l'ho saputo ho pensato a questo. Andre, tutto a posto? Sto cercando... Che fai? Stai cercando di? Cagare. Beh dai, ti ho preso in un momento molto bello. Adesso ti faccio vedere anche magari uno stimolo in più. Perché da domani apriranno le regioni di nuovo. E è un po' che ci pensavo in questi giorni, no? Mi ricordo il video di quando siamo stati in Giappone, quando la mia carta di credito ha pianto tantissimo. Ed è il momento di far piangere la tua. Vabbè, io ti devo comprare cose online, non vieni qua. Ma che cose online? L'unica cosa online che mi devi comprare sono i biglietti del treno per venire. Li aspetto, Andrea, domattina sono a Napoli. Vabbè, sono andato, perché poi ritorno. Vabbè, intanto fammi l'andata. Al ritorno ci penserò quando avrò il sorriso che arriva qua per tutte le cose che mi avrei comprato, ok? Ok. E allora aspetto i biglietti. Ci vediamo domani a Napoli, Andrea. Ciao, ciao. Ciao ciao. Esatto ragazzi, domani si va a Napoli e facciamo piangere Andrea, così ci vendichiamo dell'altra volta. Quindi ragazzi, da come avete capito, da adesso inizia ufficialmente la 24 ore nella quale utilizziamo solamente la carta di credito di Fuse Gamer. Buongiorno raga, è arrivato il momento. Qua c'è bisogno di far strisciare la carta a qualcuno e oggi ci divertiremo. Eccoci arrivati ragazzi, siamo arrivati a destinazione. Guardate lo sfondo, ma guardate questo di sfondo. Eccolo qua. Ragazzi, sei pronto Andrea? Insomma Omar, ti sei divertito in Giappone? Adesso abbastanza. Mi diverto io. Vabbè. Bravo Andrea, avevo proprio fame. E infatti un bel pezzo di pizza. Grazie Andrea, gentilissimo. Beh Omar, visto che sei nella mia città, offro io ovviamente le cottine margherite, io ho preso solo la bufala. È per la 24 ore, non perché sono nella tua città. Esatto. Andrea, alla tua salute allora, gentilissimo, che questo sia solo l'inizio di questa fantastica 24 ore. E questa pizza non è ciccosa? Vuoto. Vabbè Andrea, dimmi la pizza pagata da te com'è. Assolutamente. Vabbè, almeno ci spammiamo, dai. Andrea, ti dirò, questa pizza era veramente buona, però ho ancora fame. E quindi... Manca droga, un altro pezzo. No, no, voglio cambiare, andiamo da un'altra parte. Adesso ragazzi, mi è proprio venuta voglia di fritto. E infatti Andrea qua dentro, frittatina Andrea. No, questa qua ho gli gnocchi alla sorrentina, frittatina con gli gnocchi va alla sorrentina. Va benissimo. Perfetto. Io te li lascio qui, questa frittatina e questa l'arancina. Però la cosa più importante, non l'ho fatta, non ho pagato. Come non hai pagato? Vai vai vai. Come si ringrazia il Signore per ogni pasto quotidiano, oggi io ringrazio Fuse Gamer per questo pasto. Allora vediamo all'interno com'è, già per farci un'idea. Vabbè, ci può stare. Posso aprire anche la tua Omar, così vediamo sì, com'è. Sì, sì. Vediamo. Non è male, credo. Provo l'arancino, vai. O arancina. Si può mangiare, dai, ci sta. Vabbè Andrea, poi quando la paghi tu si può sempre mangiare. Andrea, grazie per aver spezzato questo pane quotidiano. E mangiamo gnocco. Cos'è, c'è pomodoro e mozzarella, tipo, penso. Sì. In 6x6 è buonissima. Gratis, è uno spettacolo. Per un buon pasto completo, però, dopo il primo, dopo il secondo, Andrea, tocca anche al dolce. Vabbè, io non è che abbia da così tanta fame, però vabbè, sono costretto. Importante che mangio io. Cioè, ragazzi, guardate qua che bello. Andrea, è bello come te questo, infatti è buonissimo. Ah, grazie, Omar. Prego, Andrea, grazie a te in realtà. Ma assaggia tu. Allora, non avevo tanta fame, però dai, il fiocco di neve c'entra sempre. Vabbè, però in compagnia è più buono, per quello. Eh sì, eh. Troppo buona. Vabbè però Andrea, per non essere maleducato, si mangia insieme, abbiamo detto, quindi grazie, Madonna, fiocco di neve lo mangio solo qui da te Andrea, quando lo paghi tu è una bontà. Adesso che è arrivato anche Antonio, ciao Antonio. Salve. Siamo qua in Via Chiaia, sto facendo la 24 ore dove paga sempre Fuse Gamer, visto che in Giappone si è divertito. Vabbè, ma azienda Fuse Gamer. Vabbè, quindi vabbè, facciamo tutto un conto alla fine. Esatto. Che c'è Andrea? Sto mandando a lungomare, scusa. Sì, il lungomare. No, no, col cazzo. È il lungomare, Andrea. Capito, ma già in America ho speso troppo per me. Poi, cioè, in Giappone non è che tu abbia speso così tanto, eh. Eh vabbè, questo lo decido io oggi. Insultatelo.
Vabbè Andrea, però stavo pensando, visto che comunque dobbiamo girare, no? E magari c'è qualche posto che non prende la carta di credito, è meglio avere del contante, quindi se mi puoi dare 50 euro, ecco. Ma mi pare che non ce li ho, anzi non c'ho proprio un cacchio, se vuoi ti do 2 euro. No, no, andiamo a ritirare. Ma con me? Forza! Vai, vai, vai! Ecco a te. Grazie! Tanto. Con questo sole. Stiamo camminando da un po', direi. Con questo mare. Beh, un aperitivo non te lo fai? Sì. Con questa sete. Con questa sete, con questa lappa. E allora, quindi, sistemiamola. Striscia. Eccoci qua. Ovviamente Andrea, per risparmiare, si è preso l'acqua. Che devo fare? Devo risparmiare il più possibile. Hai detto 16 euro. 3 bibite, 16 euro. Che? Non è che siamo su lungomare. E invece noi, Antonio, una bella cosa rinfrescante, fruttosa. Estiva. Estiva, esatto, come questa giornata sul lungomare. Antonio. La salute di Andrea. Alla tua, Andrea. Grazie. Proprio rinfrescante. Ci voleva proprio. Prorist. Vabbè, ti dico tu, scusa, 50 euro ti pigliate. Ah, grazie, Andrea, grazie. A questo punto, vabbè, ti pigliati tutta la carta. Comunque, Andrea, tutto questo caldo, fai bene a stare a braccia concerte. Perché? Perché mi ha fatto venire un'idea in mente. Siamo all'inizio dell'estate, questi ce li ho dall'anno scorso e sinceramente un po' mi hanno stufato. Ah, tu l'anno scorso l'hai presi? Appunto, stagione nuova e quindi ci sarà una collezione nuova. Compriamo gli occhiali? Andiamo. Me, Andrea, c'è l'imbarazzo della scelta qua. Ma il prezzo non c'è? No, però il brand mi piace, ecco, come si dice. Anch'io ce l'ho pagato 100 euro, tipo, quindi... Ma sì, ma costeranno poco, Andrea, non ti preoccupare. Vediamo le più cheap, chiediamo al commesso. No, no, oggi l'unica cosa cheap che sarà, sarà l'aria che respiri. Ma come fa... No, non parlo. Questo, Andrea? Non lo so, però questi altri... Però sono da donna, forse questi. Questo lo scopriamo. Questi forse ti si addicono, non so il prezzo, fammi vedere. Vabbè, ma tu il prezzo non lo devi guardare, lo devi guardare quando strisci. Ma boh, ti piacciono, non so male, forse è un po' particolare, qua un po' da nonno tipo. Questo invece è più giovane. Quello sì. Vabbè, in primis a te piacciono. Sì dai, non sono male. Che dici Anto? Vede, secondo me ci stanno. Aspetta Anto, che dici? Quasi meglio, molto meglio. Sì. Prova questi per spizio. Proviamo anche questi. Questi sono meglio gli altri più a specchio. No, sì. No, gli altri di più secondo me. Un po' come colore anche gli altri. Sì. Vabbè Andrea. Questo qua. Io confermerei questo, che dici? Vabbè, ma vedi tu, io non posso dirti niente, mica ti posso dire non puoi comprarlo. Infatti, quindi ci portiamo a casa questo. Grazie Andrea, non dovevi. Cioè in realtà dovevi. Dovevo per forza. E questo è solo uno dei tanti. Vabbè dai, a presto. Però aspetta, oh, dobbiamo calmarci un po', ecco. Cioè dai. Io non ho esagerato troppo. Calmiamo, ti dico solo calmiamoci. Una piccola pausa. Ok. Ok. 20 e 32, Andrea. Che c'è? È il momento della cena. Abbiamo detto prendiamo una pausa, la pausa l'abbiamo presa, quindi adesso è il momento di ricominciare, no? Vabbè, dai, mangiamo, sì. Eh sì, e vabbè, dai, visto che siamo a Napoli, sì, sai già vuoi? Cosa mi piacerebbe? Vabbè, la pizza da tavolo. Mm-hmm. Vabbè, economica, dai. Vabbè, dai, però ordini tu, mica scendiamo, mo sei stanchi. Forza. Perfetto. Oh, facciamo le cose in grande oggi, eh? Certo, Omar. Bravissimo, Andrea. Andiamo a tavola? Per forza. Vediamo, Omar, com'è. Oh, pizza. Ci sta, dai. Di Napoli, Andrea. È buona? Spero di sì. È arrivata un po' fredda, non lo so. Spero di sì anche per me, ovviamente. Andrea, io spero per te sia buona. Cioè, sono ospite. La tua 24 ore, cioè, con la tua carta, quindi... È difficile dire che una pizza non sia buona, eh? Infatti è buona. C'è anche... Magari un chicco di limone, Andrea. Aggiungo io. Hai un ingrediente segreto? Ovviamente dal naso. La caccola. Vabbè, comunque buona. Vabbè, Andrea, guarda. Sono buono. Chiudiamo qui questa 24 ore. E vai. È stata divertente, proficua da un certo punto di vista. Secondo me è alla pari, dai. Non ti ho fatto spendere... No, vabbè, ci sta. Esatto. Quindi tu sei stato bravo, io sono stato bravo. Però mi raccomando ragazzi, 30.000 mi piace e utilizzerò la carta di credito di tutti gli Elites in un'unica 24 ore. Se siete nuovi iscrivetevi al canale, grazie alla visione, grazie di tutto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video.